prima esperienza che vi proponiamo è la storia di Anna Bontempelli, che è una giovane allevatrice qui di Pellizzano. Siamo in questa località che è Valtresin, poco distante dal paese, e vediamo questa stalla. Sono 25 vacche di razza bruna, alcune sono pezzate rosse, e qui nasce una esperienza particolare che è quella che vi stiamo per raccontare, cioè una azienda agricola che diventa una fattoria didattica, cioè che si specializza come una sorta di destinazione culturale, una scuola anche all'aperto, dove si insegna. Si insegna, io voglio trasmettere più che altro la vita dei contadini ai bambini, che sono comunque le generazioni future, quindi saranno quegli adulti che capiranno cosa avviene dalla terra, dal letame, anche se sono cose sporche, per capire poi alla fine che tutti i prodotti che trovano poi sulla tavola nei supermercati vengono comunque sempre dalle cose sporche, che riescono comunque qua a toccare, riescono a vedere, riescono ad andare a raccogliere. Stanno a contatto prima con gli animali e poi anche con le piante stesse. Anna, è poca cosa ricordare la canzone di André, che appunto dal letame nascono i fiori. Vediamo il tarassaco qua che proprio crea un effetto giallo intensissimo, e vorrei ricordare proprio l'importanza di una attività zootecnica equilibrata che crea biodiversità come in questo caso. Quindi tu insegni anche l'ambiente a questi giovani. Sì, io cerco di trasmettere comunque tutto quello che ho imparato io crescendo, perché comunque sono andata a San Michele, sì, ma la maggior parte delle cose poi le ho capite comunque nascendo qui e crescendo in una stalla, in un ambiente comunque molto familiare, dove tutti si danno una mano, perché non è poca cosa neanche quella adesso. Perché vedo quando arrivano i bambini, o sono messi subito all'asilo nido o con i nonni, però non c'è più quel calore familiare che comunque adesso manca. E qua invece anche questo cerchiamo comunque di trasmetterlo insieme comunque a mia mamma, mia sorella, che comunque mi danno comunque una mano. Creiamo per quelle due orette o per quella giornata una piccola famiglia, dove appunto noi gli spieghiamo, gli cerchiamo di trasmettere quello che prima hanno trasmesso a me, adesso cerco di trasmetterlo appunto a questi piccoli bambini che vengono a trovarmi. Fare esperienza insieme, conoscere gli animali, questo può dare libertà, gli animali ci insegnano tante cose, forse anche ad avere un equilibrio nostro. Sì, beh, gli animali non parlano, ma ti trasmettono, ti fanno capire con gli occhi, con il loro modo di fare, con il loro modo di agire, con la loro tranquillità, perché comunque se andiamo in stalla a vedere sono le mucche che sono tranquille, cioè io l'ho detto ancora, vorrei rinascere mucca qui, però vorrei rinascere mucca proprio per la loro tranquillità, quel modo che hanno di fare quella giornata proprio spontanea e naturale. Sì, esatto. Lavori molto l'estate, quindi lavori molto anche con i turisti. Sì, lavoro molto con i turisti, collaboro con due uffici turistici qua della Val di Sole, che comunque mi danno una mano anche loro con le prenotazioni, e vengono diversi gruppi. Poi tornano, il bello anche vedere che tornano poi da un anno all'altro. E sì, lavoro con questi bambini principalmente, gli adulti soliti dico prendetevi 2 ore libere, andate a farvi una passeggiata, che comunque qua se ne possono fare, si arriva subito a Ossano, così al castello, possono visitarlo, e lasciatemi qua i bambini, che non succede niente, sono più liberi perché comunque non hanno neanche gli occhi dei genitori puntati addosso, e niente, passano queste 2 ore conoscendo appunto le piante, gli animali, capendo cosa si può fare con questi prodotti che andiamo a raccogliere, vanno a raccogliere loro, e ti fanno tante di quelle domande che non ti aspetteresti, però sono più liberi, senza genitori, insomma, non sono così chiusi, non so. Nelle cose di tutti i giorni. Sì.